Adesso arriva Diego Bonavina, ecco, consegniamo il premio a Diego Bonavina. Eccoli qua, da Padovano a Padovano. Da solo adesso, grazie Diego. Eccolo Michael, allora, sei stato un attimo fuori, Padova ha avuto qualche... sei rientrato e subito avete ripreso a vincere. Sì, diciamo che all'inizio siamo partiti molto bene, poi abbiamo avuto, diciamo, due o tre partite dove abbiamo incappato in qualche pareggio, ma ora stiamo ritornando a vincere, quindi questa è la cosa più importante. Senti, quest'anno, come dicevamo anche con Ferrari, con Molnar, è una serie C ancora più... secondo me competitiva del passato, con squadre blasonate ma anche altre magari meno titolate che comunque si sono rinforzate, e ritieni che sia un campionato più difficile rispetto a quello dell'anno scorso anche per la concorrenza lì davanti? Sì, vedo che comunque anche le squadre che stanno sotto fanno risultato che comunque alla fine impressionano, però c'è molta concorrenza, ecco, anche in avanti quest'anno la sorpresa, diciamo, anche il Mantova, l'Armata comunque come Vicenza che è una grande squadra, la Triestina, però noi siamo lì e non siamo sotto a nessuno e cerchiamo, ecco, di vincere. Ma il fatto che il Vicenza, che era considerata almeno dagli addetti lavori la squadra favorita, sia un po' più indietro vi ha un po' sorpreso? Sì, sicuramente hanno avuto anche loro le loro difficoltà, però ti dico, per me sarà una squadra che sicuramente per la lunga esce e sicuramente sarà tra le prime posizioni. Quindi sarà un bel campionato da vivere giornata dopo giornata. Michael, complimenti. Grazie. E congratulazioni ancora per il campionato. Bene, ancora la condizione deve essere quella migliore, perché si deve fare parecchio, però si è visto subito il Padova che può beneficiare di quello che puoi dare, insomma, a questa volta. Come stai, come ti senti, come stai vivendo questo momento? Innanzitutto buongiorno, no, mi sento molto meglio. Ho recuperato dall'infortunio che ho avuto, sono stato un mese fuori. Sì, io comunque cerco sempre di dare una mano alla squadra, di fare il meglio, e siamo partiti alla grande, imbattuti, speriamo, ecco, di continuare su questa strada. Senti, ti aspettavi di arrivare a questo punto della stagione addirittura senza neanche la sconfitta? Cioè, veramente avete fatto qualcosa di molto significativo fino a questo momento? Sì, sicuramente non l'avevamo previsto, però sapevamo che comunque c'era una squadra forte sotto e con tanta fame e voglia, ecco, di migliorarsi, quindi niente, credo che secondo me possiamo fare ancora meglio, ecco. Senti, avete cambiato modulo rispetto all'anno scorso, no? Tu hai cambiato anche posizione, inizialmente c'era qualche dubbio che tu potessi, vuol dire, rendere come hai reso, vuol dire, da esterno, perché l'ultima stagione sei andato sempre nel principio. Come ti sei trovato di questo modulo? Insomma, cioè, hai dovuto modificare un po' il tuo modo di giocare? Lo preferisci? Preferivi quello di prima? Come stai? No, comunque io sono un ragazzo che si sa adattare, ecco, alle varie posizioni, poi comunque... anche in Serie D ho fatto diciamo la prima punta, quindi ecco, credo che mi sto comunque trovando bene e cerco comunque di fare il massimo per aiutare la squadra, però sì, mi trovo bene nel ruolo di prima punta, ecco. Senti, quel rigore la settimana scorsa pesava tanto, no? In quel momento sei andato tranquillo, com'è? No, sono andato deciso e convinto di far gol, e ho tirato con tutta la voglia e la cattiveria che avevo dentro di ritornare, ecco, al gol. Senti, degli avversari che sono quella che ti ha colpito di più, ma abbiamo incontrato, ancora non incontriamo la Triestina, abbiamo incontrato il Mantova che mi ha fatto una bella impressione, comunque giocano molto bene, e anche il Renate mi ha fatto una bella impressione, sì. Queste due sono quelle che mi hanno impressionato di più. Bene, bene, molto meglio. Ma il mister sapeva che ti ha rischiato contro la Giara, che non stavi bene, però era troppo importante. Come ti sentivi in quella?
No, mi sentivo comunque, ecco, io avevo paura, comunque tornavo ad infortunio dove sono stato fuori un mese, non volevo avere ricadute, comunque mi hanno saputo gestire anche molto bene i dottori e niente, alla fine il mister ha avuto, ecco, la, diciamo, le palle di buttarmi dentro e poi sono procurato il rigore e ho fatto gol. Ma tu comunque volevi giocare, sono solo i medici un po'. Che ti frenavano, immagino. Sì, io comunque era la voglia, però comunque sapevo pure che non stavo al 100%, quindi un po' la paura, un po' la voglia di rientrare. Alla fine il mister ha tolto tutti i dubbi e siamo tornati, ecco, a vincere, che era la cosa più importante in quel momento. E adesso però stai, insomma, non sei al 100%, ma quasi, possiamo dirlo? No, sì, sì, sto quasi al 100%. No, sono rientrato in gruppo tutta la settimana, mi riallenerò questa settimana di nuovo in gruppo e piano piano riprenderò anche io la forma. Ma dimmi invece di questo premio, credo che per te sia una bella soddisfazione. L'anno scorso è stata la tua prima volta in una piazza importante in Serie C e subito ho fatto la differenza, sei stato creato come migliore. E che sensazione ti dà di ricevere questo premio e soprattutto se ne resti in palco? Sono orgoglioso, ecco, perché comunque ho fatto sempre sacrifici per arrivare, ecco, dove sono oggi a ricevere questo premio, quindi sono super felice. Devo ringraziare comunque anche i miei compagni dell'anno scorso e anche quelli di quest'anno ed ecco, sono super orgoglioso. È una dedica per il premio in generale, ti dico. Cioè. Sì, a tutta la mia famiglia, sempre a mio padre che comunque è sempre a fianco a me. E poi comunque ai mister e ai direttori che mi hanno dato tanta fiducia per comunque farmi vedere in una piazza così importante come Padova e appunto ricevere questo splendido premio. Senti, adesso quanto ti senti importante la squadra? Poi è ovvio la differenza quest'anno è Padova, comunque però in un momento difficile tu sei entrato, sei guadagnato il rigore, hai segnato, ti senti importante per questa squadra e senti che puoi dare quel qualcosa in più che magari hai perso il sogno? Sì, sì, sicuramente sento che sono, diciamo, cioè che i ragazzi hanno tanta fiducia in me, ecco. Comunque io la sento questa fiducia e cerco di ricambiarla comunque, ecco, con prestazioni, voglia e questo qua. Cosa avete più dell'anno scorso? Secondo me abbiamo più fame, più voglia e più grinta, secondo me. Vedo comunque anche i ragazzi nuovi hanno avuto un impatto comunque molto positivo e questa comunque non è facile, è una piazza comunque che ha tante pressioni come Padova, quindi questo sicuramente ci beneficia e ci fa dare di più a tutti quanti. Tu ti rivedi nei ragazzi nuovi? Nel senso, sì. Sono come te che arrivano un po' da piazze meno. Sì, vengono comunque da piazze, ecco, meno importanti, che è la verità. Ed ecco, poi dimostrano quello che sono, i giocatori che sono, senza, ecco, nessuna pressione.